Ciao amici, oggi 31 agosto siamo qui su un vigneto di Trebbiano a fare un prelievo, una campionatura per valutare lo stato di maturazione dell'uva. Quest'anno siamo in largo anticipo, abbiamo già raccolto le varietà precoci tipo Chardonnay e Pecorino e siamo pronti per valutare lo stato di maturazione del Trebbiano d'Abruzzo. Abbiamo già raccolto qualcosina veramente come Trebbiano, un vigneto nuovo. E oggi facciamo un prelievo per valutare a che livello siamo di maturazione di tutto il resto del vigneto. Come si fa il prelievo? Si cerca di prendere casualmente gli acini un po' i più rappresentativi possibile, quindi nelle viti più cariche, da quelle meno cariche, le piante più coperte a quelle più scoperte, ai grappoli più verdi e a quelli più gialli. Questo perché? Perché se il prelievo viene fatto bene, quello che poi valuteremo è sicuramente più indicativo e quanto più corrispondente alla realtà. Quindi valuteremo un attimo tutta la situazione per poi decidere quando procedere. Adesso stiamo facendo un prelievo, quindi prendiamo senza guardare a caso degli acini, proprio perché più il prelievo è fatto in modo casuale e più poi alla fine corrisponde alla realtà. Ci aggiorniamo presto, ci vediamo in cantina per schiacciare questi acini e vedere poi il contenuto zuccherino e dell'acidità stessa. Ciao amici, intanto proseguo. Ecco amici, questo è quello che abbiamo prelevato, acini prelevati su più viti, presi in modo casuale. Adesso procederemo a schiacciarli, raccoglieremo il mosto e poi procederemo a valutare il grado di maturazione. Eccoci amici, abbiamo schiacciato gli acini d'uva, raccogliamo il mosto e poi faremo una valutazione del grado di maturazione. Non so se l'uva è matura, so sicuramente che siamo un bel pezzo avanti, quello sì. Valutiamo un attimo. Avviniamo lo strumento. Eccoci qua. No, diciamo che c'è da aspettare ancora qualche giorno. Siamo intorno ai 17 babbo e quindi c'è bisogno di aspettare ancora almeno una settimana. 17 e 20 più 30 di temperatura, quindi siamo sui 17 e mezzo. C'è bisogno ancora di, diciamo, una settimana di maturazione. Ci aggiorniamo presto. Ciao amici!